Bene, grazie, buonasera StreamYard. Come al solito ci dice che stiamo registrando. Questo, per avvertirvi, sarà un podcast, ergo sentirete solo le nostre voci. Non cominciate a scrivere mai non vedo niente. No, non vedete niente, vedrete solo la foto che ho messo come copertina e i nostri visi no, almeno stasera la Franca è anche tutta bellina, tutta per bene. Io invece sono in condizioni disastrose come al solito. Quindi grazie per tutti, innanzitutto grazie alla mia, lo possiamo dire, fedele collaboratrice Franca da Criscio, che è sempre sul pezzo, detta così anche un po' bruttina, insomma, è sempre sul pezzo. Diciamo, è una che ni garba, come dicono a Prato, ni garba lavorare. Quindi grazie Franca, buonasera, grazie Buonasera. per essere qui con noi, come al solito. Stasera grande assente Luca Tacchi, in realtà io purtroppo essendo impegnato a realizzare il convegno sul Mostro di Firenze che ci sarà domani, perché ora voi ascolterete domenica e ci sarà già stato, però ci sarà domani, quindi non ho avuto molto tempo per contattare le persone. La settimana prossima ricominceremo. Oggi parleremo innanzitutto, il resto sarà una sorpresa, parleremo di Guerrina Piscaglia. Guerrina Piscaglia, dico Piscaglia, l'ho scandito perché la Franca mi pronta sempre che io la chiamo Guerrina Piscaglia. E anche prima di iniziare la trasmissione mi ha detto: no, Angelo, si dice Piscaglia, ricordatelo bene. E io infatti me lo sono ricordato. Spero mi sentiate bene perché sto utilizzando un altro setup di microfono. La Franca mi ha dato feedback positivo, quindi spero che vada tutto per il bene, per il meglio. E, bene, io inizierei. Guerrina Piscaglia, la signora è scomparsa nel 2014. Da Ca' Raffaello, mi pare così, mi pare che si pronunci così, e da quel giorno non abbiamo più notizie. È stata data da una medium in Francia, in Jugoslavia, insomma, in diversi posti. Sta di fatto che lei non si è mai più fatta sentire. Ora Frank vi racconterà la sua storia, anche se sono certo che una parte già la conoscerete. Prego, Frank. Allora, Guerrina Piscaglia è sposata con Mirko Alessandrini. Loro si sposano in una bellissima festa di matrimonio. Lei ha 25 anni e Mirko ne ha 20. Sono due bei ragazzi, sereni, felici del matrimonio. Però la vita li metterà di fronte a tanti problemi. Innanzitutto, dalla coppia nascerà un primo figlio, che purtroppo, morirà qualche giorno dopo la nascita. Quindi avranno un secondo figlio, Lorenzo, ma è un ragazzo fragile, con problemi, e quindi va seguito, moltissimo. Questo porterà Guerina a diventare un tutt'uno con suo figlio. Lo accudirà, lo assisterà, lo aiuterà nella crescita, cercando di migliorarlo nelle sue possibilità. In tutto questo, però, Mirko, è molto sofferente per questa situazione e prenderà a bere sempre di più, fino a quando diventerà un alcolizzato. Per cui Guerina, si trova spesso sola a gestire, il figlio. Spesso sarà il suocero, il padre di Mirko, che interverrà, rimproverando Mirko, spingendolo a seguire delle cure per disintossicarsi dall'alcol. Ma Mirko, non ne vuole sapere. Mirko è un operaio e, oltre a tutti i problemi che già hanno, a un certo punto arriva la cassa integrazione. Dalla cassa integrazione anche la disoccupazione, per cui si aggiungeranno ai problemi di salute di Lorenzo anche problemi economici. Molto spesso sarà proprio il suocero a pagare le loro bollette e a mantenere praticamente la famiglia. Tutto questo nell'arco di 20 anni. Quindi molto tempo, molta tristezza per questa coppia. Guerina comincia a trascurarsi, si dedica solamente al figlio, quindi non si occupa neanche di se stessa, si trascura, è sempre vestita con delle vestagliette da casa, ingrassa, non si cura di se stessa, non si trucca, non va dal parrucchiere, è dedita solo alla cura del figlio.
Tutto questo però cambia improvvisamente quando nel piccolo centro, appunto, Ca' Raffaello, che si trova in Toscana ma è al confine con l'Emilia-Romagna, in questo piccolo centro arrivano tre frati congolesi. Fra loro Don Grazian Alabi, detto da tutti Don Padre Graziano, Sì. verrà chiamato poi generalmente così. Questi tre frati portano allegria in realtà al paese e la parrocchia diventa un centro di aggregazione di tutto il paesino. Le donne vanno a pulire la parrocchia, si danno da fare per cucinare, gli uomini si danno da fare nel riparare quello che è possibile riparare nella parrocchia. E i tre frati sono molto allegri, molto alla mano. Soprattutto Padre Graziano, che spesso è anche protagonista di battute un po' osè, non proprio tipiche di un parroco. Comunque rimane molto simpatico a tutti, soprattutto rimane simpatico soprattutto all'inizio perché lui passerà casa per casa a salutare tutti i parrocchiani appena arrivato in paese. Questo non lo sapevo, questo lo sapevo. Sì, questo è un gesto molto carino, devo dire, va a conoscere tutti i paesani e diciamo il paese prende vita e insieme a tutto il paese, anche Guerrina, sembra rinascere lentamente con la conoscenza di questo parroco. Tra l'altro, Padre Graziano è molto, molto dolce con Lorenzo. E a volte gli aiuta anche nella gestione del ragazzo. Non si sa con precisione quando è che accade che fra Padre Graziano e Guerina inizia una relazione. Di preciso non si sa il giorno, diciamo, però la donna comincia a cambiare, a tornare la bella donna che era 20 anni prima. Comincia a fare una dieta, si trucca, si veste carina, va spesso dal parrucchiere e spesso è in parrocchia a cucinare per Padre Graziano e per gli altri parroci. Padre Graziano poi diventa anche importante a livello economico perché l'amicizia che avrà anche con Mirko porterà ad aiutare la famiglia anche economicamente. Mirko diventerà il suo autista, il tuttofare del parroco. Questo diciamo, farà rivivere non solo la famiglia di Guerrina, ma tutto il paese, perché poi verrà fuori chiaramente che Padre Graziano è simpatico anche con le altre famiglie, anche con le altre donne. Le donne faranno a gara per aiutare Padre Graziano, per cucinargli, per fargli i servizi domestici, fino a quando ci sarà una lettera di qualcuno che invierà al vescovo una lettera anonima che avviserà il vescovo che c'è una strana relazione fra Don Graziano e una parrocchiana. Il vescovo non prenderà nessun provvedimento, ma questo chiaramente è un piccolo segnale d'allarme per Padre Graziano, che comincia a capire che la situazione può essere pericolosa per la sua carriera, per cui cerca di allontanare Guerina. Ma Guerina è follemente innamorata di Padre Graziano. Allora ti interrompo un attimo, Franca, Sì. no? Perché non mi piace fare anche l'avvocato del diavolo, ma è assolutamente certo che lei abbia avuto questa storia con questo prete, ecco, è certo oppure sono solo voci che girano in paese? Perché insomma c'è una sottile differenza, no, tra la realtà dei fatti e il pensiero comune delle persone.
pare che questa relazione fosse in essere, non solo con Guerina, ma padre Graziano aveva altre situazioni. Tra l'altro nel suo computer verranno trovate anche ricerche per escort. Si dava a fare il pretino, Si dava piuttosto da fare. Aveva un modo gentile di presentarsi, attirava le donne in maniera, non so come dire, era veramente il centro sì, di no, riferimento di molte signore. era molto gettonato. No, no, ma è vero, lo hanno detto anche a chi l'ha visto, insomma, era una persona, in realtà, fisicamente. Non era molto piacente, era piacente nei modi. Sì, nei modi ed aveva probabilmente carisma, un carattere che attirava queste donne, magari Assolutamente. un po' tristi dalla vita di tutti i giorni. Padre Graziano a questo punto cerca di mollare un po', di allentare, ma Guerrina sembra assolutamente innamorata di lui, anche dai messaggi che si scambiano. Lei però non vuole un rapporto fugace così e basta, lei vuole proprio una storia vera con padre Graziano, tanto è vero che più volte gli chiederà di lasciare la tonaca, di Cioè diventare lei chiede a lui di lasciare la tonaca. di lasciare la tonaca, e lei chiaramente avrebbe lasciato Mirko e insieme al figlio gli chiede di avere una vita di una coppia comune. Il padre Graziano questo non vuol farlo, anche perché per lui molti sacerdoti congolesi, ma anche di altre nazioni, scelgono questa soluzione per liberarsi dalla miseria. Sì, anche E quindi forse per perché lui loro hanno tutto pagato, mi sembra, giusto? sì, non è che abbiano chissà quante possibilità economiche, però hanno una vita serena, hanno vitto, alloggio e Sì. una paga. Non so, non credo che sia molto elevata la paga, però chiaramente consente una vita serena a queste Sì, persone. una vita decorosa, anche perché nell'alloggio. Quando ti danno l'alloggio, quello della chiesa dove vai, e non paghi affitto, non paghi corrente, non paghi luce, cioè, che poi è la stessa cosa, non paghi gas, no? E quindi anche se ti danno 1000 euro, 800 euro, sono tutti i soldi che ti metti in tasca. Infatti, poi ripeto, i paesani erano molto generosi, per cui Ecco. facevano a gara per cucinare, già questo per cucinare per loro, quindi non solo per Padre Graziano, ma anche per gli altri parroci. Io mi sono sempre chiesto una cosa, ora non, con questo caso non c'entra niente, magari se qualcuno in chat riesce a rispondermi. Cioè, allora io vedo tante volte, loro fanno la questua, no? Io li chiamo così perché secondo me è proprio la carità, no? Loro passano e ti dicono, vuoi mettere qualcosa nel cestino, metti. Ma come si fa? Chi è che tiene la contabilità di quelle cose? Il prete? A me risulta, non so se è proprio così, che comunque i soldi della questua tornano tutti in Vaticano e poi Ah è il sì? Vaticano che ridistribuisce in base alle esigenze. Questo sapevo, ora non so se. Cioè che i preti lo prendono, che li scambiano, li cambiano e li mandano. Vaticano, tutto il mondo cattolico, e Ah, poi è il il mio. Vaticano stesso che ridistribuisce le risorse in base alle esigenze di determinate chiese, di quello che si deve fare, non so. Sapevo questo, però non ci metto la mano sul No, fuoco. ma allora, io la domanda che mi faccio io è come si fa a come dire, come si fa a dire, no, ho preso 1000 euro e sono 1000 euro, che ne sai se loro me ne pigliano 1200, 200, li mettono in tasca, ecco, cioè il Questo Vaticano, non no, lo so. pensavo ci fosse un sistema di contabilità che per, diciamo, non... Tra virgolette, farsi fregare, cioè io non so quanti soldi vengono messi nel cestino e se durante tutta la settimana, tutto il mese viene raccolto 5.000 euro, roba di cifre a caso, scusa,
Poi che ne so, magari dico ne abbiamo raccolte 4.000 invece di 5.000, e chi è che ti guarda? Beh, nessuno, quindi solo Dio. Passatemi la battuta. Non lo Sì. so se funziona in questo modo, ma credo di sì, funziona così. E chiaramente Ok. sono dei parroci, quindi dovrebbero essere ligi al dovere, per cui. Ma sì, dovrebbero. Di solito sì, ma magari sì. Vabbè, se mi mettono in galera, fammi stare zitto, eh. No, poi non so se poi invece vengono riutilizzati direttamente nella chiesa, non lo so, nella chiesa dove sono stati versati questi soldi, non lo so. Con precisione, magari qualcuno degli ascoltatori ci saprà chiarire questo No, ma dubbio. sicuramente, ecco, sì, se c'è qualcuno che ci sa chiarire questa cosa, perché sembra una domanda scontata, quando in realtà, secondo me, sarebbe importante sapere, no, i soldi che ve ne fanno. Se nel cestino vengono messi 1.000 euro, il prete che fa? Li conta lui e poi li manda in Vaticano? E come si fa a sapere? Cioè, secondo me il Vaticano va a fiducia, secondo me qualche prete, ora non dico tutti, ma insomma qualcuno ha un po' di cretta, ce la fa sopra, diciamocela per bene, bene, continua con te. Quindi la situazione è questa. Graziano, padre Graziano cerca di rallentare un po' il rapporto con Guerina, ma Guerina è molto insistente. Si suppone, però questa è solo una supposizione, che a un certo punto la signora Guerina, per spingere il prete a spretarsi, come si dice, gli confessa di essere incinta di lui. E questo lo rivela lo stesso padre Graziano durante un interrogatorio dopo la sparizione della donna. Ora io posso dire questo, Guerina ha 50 anni. Sì. È vero che è più facile rimanere incinta in età giovanile. Chiaramente le probabilità di rimanere incinta per una donna di 50 anni sono nettamente inferiori rispetto a una di 20, di Ah 30, beh, sicuramente. normale. Però non è del tutto possibile, perché se la donna era ancora fertile, quindi non in menopausa, poteva effettivamente essere incinta, e questo poteva essere il movente dell'omicidio. Mirko infatti dirà che la moglie era ancora fertile. Quindi questa possibilità è effettiva, poteva essere, anche se è meno probabile, naturalmente una ragazzina ha più facilità di rimanere incinta rispetto a una donna già in Certo, età. assolutamente sì. A questo punto credo che per padre Graziano il problema diventa veramente serio e Sì. pesante. Il caso vuole che Guerrina si allontani qualche giorno da Caraffaello perché deve subire un'operazione e quindi per un po' di giorni starà dalle sue sorelle. In quei giorni è come se Guerrina è diventata una stalker di padre Graziano, perché invierà dei messaggi a padre Graziano di continuo, come veramente fosse diventata Sì. una stalker, anche di notte. Lei probabilmente non riesce a dormire mentre è con le sorelle e gli invia un'infinità di messaggi. Il giorno che invece torna a Caraffaello, Sì. va a casa sua e trova proprio padre Graziano a casa insieme a Mirko e a Lorenzo. Loro si stanno accordando su quello che devono fare il giorno dopo, perché il giorno dopo c'è un funerale. E quindi Mirko deve lavare la macchina, insomma, si accordano su quello che devono fare. Ed Sì. è in quel momento che passa un ambulante di nome René. Guerina esce e compra da questo ambulante delle calze, delle collante. E siccome è molto gentile, poi conosce questo René da parecchi anni, insomma, lo conoscono un po' tutti in paese, questo René, lo invita a prendere il caffè con loro. Sì. E lui entra e prendono il caffè insieme e chiede a padre Graziano, visto che stanno parlando di lavoro con Mirko, gli chiede se c'è qualche lavoretto da fare, anche lui è disposto a lavorare.
E quindi padre Graziano prende il suo numero di telefono, se lo appunta. Questo è un episodio molto importante poi nell'andare della storia. Il giorno dopo, Guerrina scrive un messaggio a padre Graziano, ma padre Graziano gli dice di non farsi vedere, cerca di allontanarla ancora una volta. È il 1º maggio 2014. A pranzo sono attesi dai suoceri, quindi lei, Mirko e Lorenzo vanno a mangiare dai suoceri, e poi, una volta finito di mangiare ed aiutato la suocera a riassettare casa, Guerina torna a casa sua per qualche minuto, poi esce, si è vestita molto bene, truccata, ha i capelli sistemati e si avvia verso la parrocchia. Nel tragitto incontra Mirko che sta lavando la macchina del prete. Mirko gli dice: vuoi venire con noi che andiamo al funerale con padre Graziano? Ma lei rifiuta e gli dice al marito: attento a non bagnarti. E sono le ultime parole che lei dirà al marito, perché lei si avvierà verso la parrocchia. La suocera dalla finestra la vede anche che si avvia verso la parrocchia. E da questo momento non si hanno più notizie di lei. Nel percorso che fa si saprà poi in seguito che manderà un messaggio a padre Graziano e gli dirà: sto venendo, preparo, cucino il coniglio arrosto. Questa del coniglio è Una diventato un frase. meme, no? Sì, è vero, il fatto del coniglio, allora ti venga a cucinare. Come se mi permetti la storia del formaggino, no? Te lo ricordi? C'è un caso che viene nominato appunto il caso del formaggino, della minestrina e del Destina col formaggino. formaggino, sì. La Moretti, Sì, esatto, la ragazza che è stata uccisa con il cianuro. Lei aveva esatto. mangiato per ultima cosa la Esatto, minestrina. Mirtina. Ma E per infatti hanno trovato con l'esame tossicologico, hanno trovato il cianuro. cianuro, per molto tempo hanno pensato che quella minestrina contenesse il cianuro. Poi la sua amica è stata naturalmente assolta, è stata assolta, Perché quella che conviveva con lei, pare, sì, vivevano, erano tre ragazze che vivevano insieme per dividere le spese dell'affitto e questa amica aveva preparato la minestrina per lei che Sì. non stava bene e quindi la accusano di aver messo cianuro lei nella minestrina, ma lei poi risulterà Ma innocente sono e mete strane, certo. assolutamente sembrava palese che poverina non c'entrasse nulla. Però è un caso rimasto irrisolto. Sì. Chi ha ucciso questa ragazza non si sa, chi è riuscito ad avvelenarla col cianuro non si sa, anche perché poi le analisi furono i risultati delle analisi si ebbero 6 mesi dopo e non si è mai scoperto chi avesse ucciso questa ragazza. E quindi lei, Guerina, tornando a Guerina, scrive questo messaggio a padre Graziano: ti preparo l'arrosto e poi facciamo l'amore. Padre Graziano le risponde: il coniglio lo ha preparato un'altra parrocchiana. E quindi lei muore di gelosia nel sentire questa Sì, frase. certo, vabbè, certo. E insiste, gli scrive ancora: guarda, vengo. E lui gli dice: allora la porta della parrocchia è aperta. Questo è l'ultimo segno che dà di sé Guerrina. Da questo momento Guerrina scompare. In contemporanea Mirko ha ormai finito di lavare la macchina e quindi si avvia anche lui verso la parrocchia per andare a prendere padre Graziano. Sono circa le 14:35, 14:40. E stranamente, quel giorno, padre Graziano non lo fa entrare in canonica, per cui Mirko aspetterà fuori, si fuma una sigaretta in attesa che il parroco esca, e quindi si avviano, verso, un paesino vicino dove c'è un funerale che deve officiare padre Graziano.
arriveranno in ritardo. Mirko si ricorderà che a un certo punto della strada devono tornare indietro perché padre Graziano ha dimenticato qualcosa, credo, un libro di letture per la messa. Sì. E quindi arrivano in ritardo, ma nonostante il ritardo, padre Graziano è velocissimo a dire quella messa. E vanno subito via, intorno alle 6, non saluta neanche i parenti del defunto e loro ci rimarranno molto male. E vanno via, vanno a dire un'altra messa in un altro luogo, ora mi sfugge il nome del paese, e poi si fermeranno a cenare insieme in un ristorante. A questo punto fa una cosa strana anche il marito, secondo me. Chiama la madre e gli dice di avvisare Guerina che lui farà tardi, quindi di invitarla per cena, per non farla stare sola lei con il figlio. Mi chiedo perché non abbia chiamato direttamente la moglie. La madre, ok. Loro poi cenano e tutto si scoprirà proprio perché la madre di Mirko a questo punto chiama Guerina per invitarla a cena e Guerina non risponde. Quindi, temendo un malore, qualcosa che era successo alla donna, scoprono che lei non c'è, che Lorenzo è solo e lei non c'è. Quindi scattano poi le ricerche della donna. Certo. Nel frattempo si scoprirà che il cellulare di Guerina fa il percorso che fanno Don Graziano e Mirko per arrivare al paese dove hanno fatto il funerale. Quindi quel cellulare è con loro. O ce l'ha padre Graziano o ce l'ha Mirko. Non si sfugge qui. Dentro nel baule della macchina non può esserci il corpo di Guerina perché Mirko porta la macchina, rimane fuori, non è possibile, ma il cellulare è con loro. E questo sarà uno dei punti contro padre Daniele, padre Graziano. Da qui cominciano le ricerche e padre Graziano, lungo il percorso che portava appunto alla chiesa per il funerale, insinuerà in Mirko un sospetto. Gli dirà, mi sa che Guerrina vuole scappare con René, qualcosa del genere. Per cui Mirko, intortato diciamo in questo modo da padre Graziano, quando scopre che la moglie non si trova, sarà lui a rivelare ai carabinieri che poteva essere una fuga volontaria perché il loro matrimonio non andava bene e perché sua moglie probabilmente aveva una relazione, no, con René. Mirko capirà dopo che Graziano li aveva già l'aveva già. Come posso dire, aveva già trovato un escamotage per Sì, su deviare e sviare i sospetti su di lui, di lui, certo. indirizzandoli verso questo regno. Padre Graziano farà, poi si scoprirà, arriveranno degli strani messaggi un po' alle amiche di Guerrina, a varie persone. Tutte scritte in un italiano un po' stentato che ricorda un po' il francese, lingua che sicuramente padre Graziano conosce bene, tendenti a dire che era una fuga volontaria, dove spesso chi dice di scrivere dice presto vengo a prendermi Sì, Lorenzo. Lo dice più volte e più Lorenzo è persone. il figlio, Lorenzo è il figlio, ricordiamo. Sono stufa di Mirko, in alcuni messaggi dice questo, sono stufa di Mirko, fra domenica arrivo e mi prendo Lorenzo e vado via. In realtà gli inquirenti stabiliranno che quei messaggi li scrive proprio padre Graziano, perché? E questo sarà diciamo, una prova schiacciante contro padre Graziano. Perché quando partono quei messaggi dal cellulare di Guerina,
le celle telefoniche riprendono il cellulare di Guerina, ma anche il cellulare di Padre Graziano. Quindi questo sarà veramente una prova schiacciante. I due cellulari sono sempre insieme, per cui anche durante il percorso che li ha portati al paese vicino per i funerali, quel cellulare di sicuro ce l'ha Padre Graziano. Ma potrebbe averla avuto anche il marito, no? Sì, però poi nei messaggi successivi il marito è da tutt'altra parte quando Ah, partono i messaggi. ok. Invece, io l'avevo pensato questo, che anche il marito poteva tenere quel cellulare, però poi i messaggi successivi, quando vengono inviati, di solito la cella telefonica, sempre, non di solito, la cella telefonica è la stessa che prende il telefono di padre Graziano. Da qui si scopre la relazione, si scopre il modo allegro di gestire la parrocchia da parte di Padre Sì, Graziano, ecco, chiamiamolo così. le sue frequentazioni anche oltre Caraffaello, le sue ricerche di escort, e anche delle immagini un po' inquietanti sul suo computer di ricerche, sempre a sfondo sessuale. Sì, di Donnino Allegri, Sì, molto allegre, come lui. dai. Sì, ma io sai, non sono sempre molto. Come dire, per me è molto importante che non vi sia violenza. Poi ognuno fa un po' come gli pare, ripeto. Poi a livello, se ne parlava prima, no, di iniziare, a livello morale una persona deve, comunque dovrebbe rispettare il proprio o la propria partner, e se non lo fa, non per questo deve morire. Ecco, cioè, anche questo è molto importante come logica di pensiero. Cioè, capisco che una persona possa magari innamorarsi di un'altra, magari io ho visto Mirko che ultimamente anche lui si era lasciato andare perché, come avevi già preannunciato te, aveva cominciato a bere. Poi magari quando si beve, qui io questo non lo so, quindi io parlo per partito preso perché mio nonno era un alcolista e quando beveva diventava violento, non con me perché con me non è mai diventato violento, però ecco, con i figli, con me, a me mi ha sempre trattato bene, anche se era ubriaco. Però capisco che una persona che beve potrebbe diventare violenta ed è anche difficile riuscire a starci serenamente. Non stai serenamente con una persona che beve. Bene, quindi boh, non si sa. Ora, questa cosa non è mai uscita fuori. Io, come ti dicevo prima, ti dicevo che Guerrina Piscaglia potrebbe essere in Francia perché appunto lo ha nel 2021 lo aveva prospettato l'avvocato di Padre Graziano. Naturalmente senza tirare fuori una prova, senza dire no, guarda, questa è la prova per cui lei si trova lì. Per quale motivo avrebbe dovuto lasciare? L'hai detto anche tu, non avrebbe mai lasciato il figlio per andare, come dire, con altre persone, che poi la persona, lui è rimasto qui. E lei si è trasferita, cioè, avrebbero dovuto al limite andare via tutti e due. Infatti, Ma mi pare aver comunque. capito che questo pretino era un po', come dire, inseminava un po' come le api sui fiori, no? Un po' qua, un po' là, un po' qua, un po' là, e quindi non aveva l'amante fissa. Ecco. Ragazzi, queste cose noi le diciamo sul prete perché sono agli atti, non è che ce lo stiamo inventando noi. Ci sono le testimonianze che dicono che questo prete era un prete allegro, come lo ha definito la frase, quindi lo definisco anch'io così. Non è che stiamo incolpando il prete di fare. Io posso dirti anche una cosa: io ho seguito il caso, perché poi chi l'ha visto, sai, quando si fissa un po' come l'Ilaria Lesinovic, Guerrina Piscaglia l'ha fatta per un po' di tempo. Hanno sempre intervistato il marito, che praticamente veniva sempre intervistato dalla giornalista che l'ha visto, il quale anche lui dava sempre l'impressione, ricordandomi qualcuno, che la cosa non gli fosse accaduta. Te l'hai visto, ti ricordi, no? Il marito, quando veniva intervistato, sembrava che a lui questa cosa non toccasse. Io devo dire la verità, e questo lo dico prendendomi tutta la responsabilità di quello che sto dicendo ora. Secondo me questa persona è stata anche condannata perché di pelle nera. Può Che è essere. un forte rischio, che poi vabbè,
Sì, ci sono. Il telefono di lei è stato trovato, no? No, non è stato trovato. Il telefono di lei resta acceso fino al 24 luglio. Sì. Quindi dal 1 maggio al 24 luglio è ancora funzionante, però non riescono a trovarlo questo cellulare. Non c'è una geolocalizzazione, no? Erano tempi diversi, sono passati Beh, 14, insomma, non lo sono so. passati 9 anni, eh. Non è che sia passato. Bisogna vedere se erano Cioè, nel cellulari. 2014 Google geolocalizzava le cose, cioè, nel senso, i tempi erano abbastanza maturi, eh. Non stiamo parlando del 1983, stiamo parlando del 2014. Comunque, beh, se Non probabilmente so sono. se magari non era un cellulare di ultima generazione, non lo so se era già possibile oppure magari non si sapeva Ah, dove no, sta di andava. fatto che non è stato trovato, ma comunque il Non si telefono non è è stato mai trovato. cambiato, però quello che è certo è che è stato rimasto in funzione fino al 24 Sì. luglio e ogni movimento che ha fatto questo cellulare corrispondeva al cellulare di. La stessa cella agganciava il cellulare di padre Graziano e questa è stata ritenuta una prova schiacciante contro di lui. Lui si è sempre detto innocente, però al terzo grado di giudizio è stato condannato a A 25 25 anni. anni. Il primo grado 27, poi ridotto a 25 e la Cassazione ha confermato 25 anni. 25 anni, che poi per omicidio 25 anni secondo me sono anche pochi, eh. Sembra quasi, devo dirti la verità, sì, che è stato condannato per omicidio, però non sono assolutamente certi che lui sia l'omicida, capito? Quella è sempre l'impressione che danno quando danno queste pene che sono Cioè, io ti do le veramente pene, 25 anni, intanto una pena lunga, perché sì. 25 anni hanno la coda lunga, e dopo 15 anni, dopo un tot di tempo che hai fatto buona condotta, puoi richiedere la buona condotta e puoi anche uscire, quindi puoi avere dei permessi speciali. Quindi, boh, io credo che una persona quando viene condannata per omicidio e dobbiamo essere certi al di là, come dice la legge, di ogni ragionevole dubbio, dobbiamo essere certi che questa persona sia colpevole. A quel punto gli si dà l'ergastolo. Anche se, come tu ben sai, come i nostri ascoltatori sapranno, quando uno prende ergastolo, non è mai ergastolo a vita, come negli Stati Uniti. Ne parlammo l'altra volta con Luca sul caso di Chicco Forti. Non è mai ergastolo, ma è un tot di anni, dopo mi pare 20 o 25, puoi richiedere anche, diciamo, vuoi ricominciare a chiedere i permessi speciali per poter uscire. Stavo dicendo sortire, ma insomma lo diciamo qui in Toscana. Quindi, negli Stati Uniti fine pena mai e fine pena mai, È davvero fine bene mai, non sì. esci più, ecco, in Italia no. Io Comunque, ti prego, l'ideale prego, poi ti. sarebbe trovare il corpo di Guerino, che non è stato mai trovato. Dicono che in questo luogo a Caraffaello è ricco di boschi, di luoghi dove nascondere il corpo. Sì. Però un'altra considerazione che mi viene in mente è che comunque Guerina era sì dimagrita, ma era comunque una donna piuttosto robusta. E Sì. spostare il suo corpo non sarà stato affatto facile. Mi chiedo come poteva un uomo solo nascondere. Io già ho capito quello che te pensi, vado. Ha avuto della complicità, Certo. dei complici, però certo è stato indagato solo lui, nessun altro, perché anche il momento in cui lei scompare e si suppone che sia in canonica, lo ha Sì. dovuto nascondere comunque quel corpo, anche se poi si è recato nel paese vicino, ma sul momento ha dovuto comunque in qualche modo nasconderlo agli occhi degli altri. Negli altri, certo. Da solo come ha fatto? Aspetta, scusami Franca, ti torna che Caraffaello sia in provincia di Arezzo? Sì, è Ok. al confine con l'Emilia Romagna, proprio vicinissimo No, all'Emilia aspetta. Romagna. Io sono vicino all'Emilia Romagna, aspetta. Prego, prego, vai, vai. L'ideale sarebbe trovare il corpo, perché Certo. altrimenti il dubbio resta sempre.
Però hanno detto in tanti che lì è un luogo difficile, si può nascondere ovunque un corpo. Un po' mi ricorda Gravina, no? Gravina di Puglia con i due ragazzini. Anche lì era veramente un terno all'otto trovare un luogo dove potevano essere i due bambini. Sono stati ritrovati infatti casualmente, proprio perché il terzo bambino è caduto lì dentro. Era davvero difficile, Gravina è appunto proprio il nome, no? È un insieme di buche, di montagne Sì, bucate, appunto è l'Ebro sì. giusto. E pare che invece Caraffaello sia ricco di boschi, di zone dove poter comunque occultare un corpo. Quello che non mi torna, ecco, è questo, che già è difficile muovere un corpo appeso morto, figuriamoci quello di una donna piuttosto Sì, no, robusta. anche perché io ho avuto una diatriba, no, con diverse persone, anche col dottor Scrivo, che comunico con il quale faremo anche una puntata sull'Ilana di Sinovici, sembra franca, non, mi ha chiamato ieri per chiedermelo, e, te già lo sapevi, e questa diatriba con tante persone alle quali io ho sempre detto che una. Come dire, una persona morta o che va a peso morto pesa di più, o almeno allora non pesa di più. Se la persona pesa 50 kg o 100 kg, c'è sempre 50 o 100 pesa. Sta di fatto che una persona a peso morto che non riesce a controllare gli arti del proprio corpo è molto più difficile da trasportare di una persona che riesce, per esempio, a cingerti il collo piuttosto che a mettersi in posizione è più comoda per poterla trasportare. Una persona morta si butta così, si butta, cioè, è tutta molle, scusate il gioco di parole, ma insomma, alla fine la trasporti male, capisci? Quindi c'è anche da Difficile. pensare a questa cosa qui. Guerrina Piscaglia era una donna, non dico in forte sovrappeso, era comunque una Era persona robustissimo. abbastanza in carne, un po' robusta, e quindi è difficile che magari il prete abbia comunque agito, ma io alla fine, no, voglio dire, a prescindere che secondo me il prete potrebbe essere anche colpevole, ma che tipo di riscontri ci sono, di prove per aver condannato questo uomo a 25 anni? C'è solo quello del cellulare, quello sembra una prova abbastanza schiacciante, anche perché per gli inquirenti padre Graziano ha ucciso Guerrina strangolandola con le sue mani. E credo che non sia facile compiere un gesto del genere e poi tornare subito sereno e uscire come se nulla fosse. No, infatti. È davvero difficile, diciamo, forse la cosa più brutta nella vita è morire ammazzati, ma la seconda cosa più brutta è ammazzare per uno che non è un killer, insomma, un killer Vabbè, che non professionista. sia un killer, noi lo sappiamo. Però, insomma, è difficile, No, dai. no, no, vabbè, ora io non è che sto dicendo che lui era un killer, attenzione, no, 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 non mi fraintendete. Lui ha ucciso questa persona, dicono gli inquirenti che lui l'abbia ucciso, quindi i magistrati PM lo hanno condannato a 25 anni, punto. La legge è questa e noi la rispettiamo, per l'amor di Dio. Però tu hai fatto un'affermazione, cioè una persona non può rimanere così perché non è un killer, no? Chi lo dice? Beh, però riprendere subito la calma e No, no, mostrare. anche un killer professionista non riprende la calma, cioè anche Jeffrey Dahmer non riprende la calma subito, anzi è piuttosto agitato anche nelle ore successive. Riprenderà la calma poi con calma, il gioco di parole. Quindi, insomma, invece padre Graziano ha davvero pochissimo tempo, se stiamo a quello dalla descrizione Sì. che fanno gli inquirenti, perché quando arriva Guerina, lui non si fa trovare in canonica, probabilmente lo fa apposta, si mette a chiacchierare con un'altra parrocchiana fuori. Quindi per gli inquirenti è probabile che lui, quando rientra in canonica, trova Guerina. Sono già le 14:35, credo, e Mirko sta quasi per arrivare. Quindi devono aver litigato in qualche modo, non lo so.
deve averla uccisa, strangolandola, e poi deve aver nascosto in qualche modo il corpo all'interno della parrocchia, magari la coperta, non lo so. E poi doveva essere uscito con tutta calma. È vero che poi torna indietro Sì, certo. con la scusa di aver dimenticato qualcosa. Magari gli viene in mente che ha dimenticato di coprire bene, non lo so. E torna qualche minuto, rientra poi in parrocchia. Però agli occhi di Mirko sembra il solito padre Graziano. Gli Quindi mette alla la fine. pulce all'orecchio in quel percorso, tanto che Mirko gli crede fino a un certo punto, no? Quando dice agli inquirenti sarà andata via pure te, perché gli ha messo la mosca nell'orecchio. Sì, quindi secondo te, scusami, quindi secondo te il momento quale poteva essere? Cioè, il fatto che lei fosse diventata una sorta di stalker? Una sorta di stalker e secondo gli inquirenti Guerina gli ribadisce di essere incinta e che se lui non si spreta dirà a tutti della loro relazione. Poi non sappiamo se fosse incinta o no. Non lo sappiamo, no. Lo potremo sapere solo se verrà ritrovato il corpo e non, credo di sì che si può sapere comunque anche se in avanzato stato di decomposizione. Dopo 10 anni. Non lo so, solo in quel caso lì si può sapere, altrimenti no. Lei si era confidata con un'amica, con l'amica Emma, ma non aveva fatto cenno a questa Sì. possibilità. Si era confidata, aveva detto che era innamorata di padre Graziano, che lui si stava disinteressando, che lei non riusciva a vivere senza di lui e che avrebbe insistito perché voleva a tutti i costi avere una relazione con lui. Voleva ragione con lui. Sì, no, ma anche come dire, no, il fatto che lui l'avesse fatta innamorare, credo che lui, questa cosa sia successa anche con altre parrocchiane, no? Perché voi sapete bene che le donne, la maggior parte delle donne, almeno le donne di un certo tipo, io le chiamo le donne di pregio. Per andare a letto con un uomo devono provare qualcosa. Ci sono anche quelle che non provano niente, vanno, ma la maggior parte delle donne, io dico, faccio sempre una battuta: all'uomo si deve indurire prima il membro, per non dire, e poi il cervello. Alle donne, in realtà, gli si deve indurire prima il cervello e poi il sotto, vero? Mi confermi questa cosa? Sì, credo che Guerina non fosse una donna facile, No, ecco. no, 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 Si ma era io non volevo intendere, ma sicuramente no, 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 non mi fraintendere, Franca, non volevo certo intendere questa innamorata. cosa qua. Credo che comunque lei fosse realmente innamorata di questa persona e credo che lui, sempre se sia stato lui, non fosse interessato a lei a scopo sessuale, come era Esatto, come interessato alle l'altro, altre parrocchiane, esatto. Quando aveva voglia, lei li cucinava, risparmiava soldi per cucinare, eccetera, eccetera. Queste donne andavano nella casa che era nella canonica e facevano che dovevano fare e poi loro se ne andavano via. Quindi dove va in chiesa? Quindi quando la vostra moglie vi dice andate in chiesa, non vi fidate perché non sapete mai che cosa succede all'interno delle mura della chiesa. Vabbè, ora a parte questo, no, allora ho sentito la voce sotto. Io forse volevo aggiungere questo, Ah, che prego, prego. Mirko poi ha capito i suoi errori, la tristezza di sua moglie e finalmente si è deciso a seguire le cure per disintossicarsi dalla dipendenza da alcol e non è più un alcolizzato e questo naturalmente è un fatto positivo per lui. Ha sempre ritenuto padre Graziano colpevole della morte di sua moglie. Comunque adesso non beve più, sono anni. Però, Franca, io ho un dubbio, no? Quando vengono inflitte queste condanne. Tante volte noi si dice che il giudice ha preso questa decisione. Io credo che sotto certi aspetti fare il giudice non sia facilissimo. Cioè, come si può dare? Perché prima, adesso no, la legge è cambiata, perché prima non c'è il corpo, non c'è il reato, no? Funzionava così. Quindi io non trovo il corpo, finché non trovo il corpo non ti posso accusare di averlo ucciso, di aver ucciso o ucciso questa persona, quindi io non posso mandarti in galera.
Adesso no, adesso si manda in galera per presunta morte. Però tu come fai a mandare una persona in galera, dice, per aver ucciso Guerrina? Se veramente questa non è morta? Ora, naturalmente lei, secondo me, sì, perché ci sono una serie di circostanze che ci dicono e ci inducono a pensare che già il figlio che lei amava pazzamente, anche qui però avrei da ridire perché ci sono donne che amano i figli pazzamente e poi lo lasciano. Conosco qualcuno di molto vicino a me al quale è successo. Quindi, per quanto potessi amare, ci sono una serie di ragioni per cui ti permettono di andare via a lasciare tuo figlio. Io non dico andata via, credo sia stata uccisa. Non so se l'ha uccisa Padre Graziano, probabilmente sì, perché ce lo dice la legge, però ora se sia stato lui al 100% non so. Però anche lì non c'è il corpo del reato, lì non c'è il corpo di Guerrina, quindi noi non sappiamo se è morta davvero. Lui continua a dire no, io non ho fatto niente male a nessuno. Continua a Vorrei vedere. negare e faceva lo stesso discorso che fai tu, era un po' spavaldo in questo, no? Non c'è il corpo, come possono dire che l'ho uccisa? E Ma dice no. dalla parte c'ha anche ragione, cioè, dalla parte c'ha anche ragione, no? Che dicono, va bene, come fai a dire? Ti immagini questa donna si ripresenta dopo 12-13 anni e il giudice gli ha fatto fare 15 anni di carcere a questo, cioè, così, tanto per. 15 anni che non gli ridarà mai nessuno, eh. Quando sono passati, Ci sono sono passati. persone che veramente fanno. Aspetta un secondo, scusami, vediamo un po', ma mi hanno scritto, vediamo un po'. Vabbè, Sì. Ciccio, ti rispondo dopo. Cioè, la cosa è spaventosa sul fatto di dare delle condanne a delle persone senza, come dire, un po' come Roberta Ragusa. Roberta Ragusa non, come dire, il corpo si è trovato, eppure il marito è stato È stato condannato, condannato. Sì. ha fatto anche l'appello e non è stato respinto, tra l'altro. Va bene, quindi niente, diciamo che in questo caso, per quanto mi riguarda, per la giustizia italiana no, la giustizia italiana il prete è colpevole, è stato condannato a 25 anni per aver ucciso Guerrina Piscaglia. Italia. Piscaglia, mi sono confuso. E quindi boh, noi siamo, io rispetto la sentenza, non la condivido come quella del Mostro di Firenze, però insomma, ognuno ha le proprie idee. Volevo aggiungere qualcosa? Solo quello, mi resta il dubbio se su padre Graziano come possa aver mosso, spostato il corpo di Guerina. Se le cose sono andate come dicono gli inquirenti, l'ha lasciata sin canonica, poi avrà ha avuto il tempo sì di muovere il corpo, perché mentre tutti cercavano Guerina fuggita volontariamente, lui ha avuto il tempo, però per muovere da solo. Un corpo inanimato non è facile. Non è facile il corpo di Liliana, figuriamoci quello di Guerina. Io immagino che se davvero è stato lui, aveva avuto dei complici, anche per trovare un luogo dove nascondere bene il corpo, qualcuno Certo, magari certo, certo. che conosceva la zona più di lui. Va bene, ok, d'accordo. Ognuno poi si fa le proprie idee, se volete, avete domande da fare, ce le potete fare. Io volevo, diciamo, terminare questa cosa con raccontandovi una storia triste, molto triste, della dottoressa, della professoressa, sì, anche dottoressa, la professoressa Gloria Rosboch. Rosbock. Rosboch, sì, si pronuncia così. Gloria Rosbock, che è scomparsa la settimana scorsa del 2016, giusto? Nel 2016, quindi il 13 gennaio del 2016, uccisa da due ragazzi. Insomma, vabbè, se vuoi accennare la storia? Sì, dunque, Gloria Rosbock. Come hai ben detto, viene Ti ho scompare preso il, in 13... contropiede, ammettilo. no. Il 13 gennaio 2016 a Castelmonte, in provincia di Sì, Torino, ripreparato, a 49 anni, ed è questo rende, diciamo,
sono simili le due donne di cui abbiamo trattato, sì. Sia Gloria che Guerrina hanno circa 50 anni. Sì. E secondo me vedo in loro due molta solitudine. E quindi comportamenti che magari a noi ci sembrano un po' oltre le righe, sono dovute proprio alla solitudine con cui sono vissute queste donne. Gloria Rosbach, per esempio, era un'insegnante di francese, per sua scelta ha voluto fare l'insegnante di sostegno per i ragazzi in difficoltà. Sì. Ma era una donna vissuta sempre in famiglia con il padre e la madre e aveva una vita molto semplice, casa, chiesa e lavoro e scuola e nient'altro. Non ha avuto mai nella sua vita storie sentimentali. Vedo in loro due, entrambe, vedo questo filo che le unisce. Sono state tutte e due donne molto sole, molto tristi forse. Hanno visto Guerrina con il prete e Gloria con il ragazzo Gabriele De Filippi una via di uscita, una sferzata alla loro vita, ecco. E invece gli è costato molto caro. Gloria conosce Gabriele De Filippi già quando lui è molto piccolo, cioè 11 sì. anni, e la madre lo porta da lei per fargli dare delle ripetizioni, perché Gabriele è un ragazzo molto intelligente, però non vuole studiare, quindi magari seguito da un insegnante poteva avere risultati migliori. In realtà Gabriele è un ragazzo molto particolare. Dai 16 anni ai 18 anni la mamma lo manda pure dallo psicologo in cura, ma una volta raggiunta la maggiore età Gabriele decide di non seguire, lui è a quel punto maggiorenne, può decidere della sua vita e decide certo. di togliersi dalle cure dello psicologo. È un tipo, dicevo, particolare perché si trasforma certo. in base alle persone che ha davanti, ma si trasforma anche fisicamente. Assume dei look diversi molto spesso. Si veste anche da donna. Si veste anche da donna ed è difficile quando è vestito da donna capire che è lui, perché sì, sembra una donna. Sembra una donna a tutti gli effetti. Sì, sì, anche bella. Sì, ma è un bel ragazzo, sì. Già di suo. Poi mai quanto me, lasciami il buono. No, zire, no. Assolutamente. Lui no, dice così la Franca perché sa che non, se no non verrebbe più a fare trasmissioni, no? Quello di, pensa tutt'altro. Infatti, lui ha dei profili Facebook, ne ha, mi sembra, almeno 5. Sì. E in ognuno di essi ha un'immagine diversa di se stesso. Ma non solo. Quello che più inquieta è che in ogni pagina Facebook assume una personalità diversa. Sì, è vero. Sì, quindi nella pagina dove è una donna risponde da donna. Sì. E così via, a seconda dell'immagine che assume. Questo è un po' inquietante perché sembra come se abbia varie personalità. In realtà lui è un trasformista, verrà chiamato un camaleonte perché sì. Cambia atteggiamento in base alla persona che ha davanti. Quello che resta da capire è chi è lui di tutte queste persone in cui si traveste, chi è il vero lui, ed è difficile capirlo chi è. È molto bravo a convincere la sì. gente. Nel frattempo lui diventa, dagli 11 anni in poi, diventa praticamente un frequentatore di casa Rosbach, un po' perché la professoressa gli darà lezione, ma anche in seguito, quando sarà lui a dare lezione a Gloria Rosbach per l'uso del computer.
Ah, ok. Lei non sa usarlo, quindi gli insegnerà lui l'uso del computer, perché nel frattempo ha avuto la professoressa dei problemi sul lavoro e quindi ha intenzione di fare causa e sarà Gabriele ad aiutarla a redigere i verbali, le cose che deve fare per sistemare il lavoro. Nel frattempo con lei si mostra sempre molto carino, molto gentile. Accettato anche dalla famiglia della professoressa, dai genitori, perché è sempre educato, bravo, gentile, sempre, tutti i giorni. Salutava sempre. Esatto, stavo per dire, salutava sempre, la classica persona ritenuta per bene, Sì. senza conoscere in fondo il suo animo, cosa nasconda. Nel frattempo, però, che frequentava la professoressa, lui frequentava anche altre persone. Uomini o donne che fossero, di preferenza sceglieva persone un po' in là con gli anni e cercava di capire notizie, di sapere se avessero possibilità economiche. Lui era interessato soprattutto Ai soldi. ai soldi. Veniva da una famiglia povera, sua madre credo lavorasse come host in una clinica. E aveva due figli, Gabriele e il fratello più piccolo, da mantenere da sola. Per cui lui tutto pensava, meno che a lavorare per guadagnare. Con il suo modo di fare cercava di convincere i partner che di volta in volta ha avuto a dargli dei soldi. Addirittura aveva convinto una signora, credo che avesse 43 anni, questa signora, a richiedere un mutuo in banca di 50.000 euro. Ma la banca, vedendo che la signora aveva uno stipendio troppo basso, non gliel'ha concesso. E a questo punto lui è sparito. Quindi il suo vero interesse era l'interesse economico. E credo che pian pianino abbia fatto la stessa cosa con la signora, la Sì. professoressa. Lei in realtà aveva un sacco di soldi in banca, eh? Esatto, io immagino che Gabriele di suo l'aveva già immaginato. Questa signora non usciva mai, l'unica passione che aveva era per il calcio, seguiva la Juventus, però neanche allo stadio, quindi vedeva le partite da Però casa. Franca, 187. io so che lui gli ha rubato 187.000 euro, Quindi lui io. ha immaginato che lei avesse dei risparmi, secondo me, già lo aveva immaginato. E poi frequentandola, mostrandosi interessata a lei, aveva capito proprio quale Ma come si fa a avere 187.000 euro da parte? e non spendi niente. E Lei cavolo, ma quanto devi guadagnare? però si parla di anni di lavoro, di 20-25 anni di lavoro, 25 anni di considera. lavoro, cioè 187.000 euro, sarà la coda lunga, eh? Non lo so, lei aveva tutta questa somma, Cioè, magari. sarebbero stati anche anni di lavoro, sarebbero state 400 milioni, ora dico io pari arrotondo per eccesso. 400, 400 milioni sono tanti, cioè, non devi spendere assolutamente niente, 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 ma non so neanche se ti bastano, cioè, magari ha venduto qualcosa, una proprietà, qualcosa. Aveva degli immobili anche, sì, Ah, lo ecco, vedi, so. allora ok, ora torna, no? Perché solo del lavoro, per quanto poco tu possa spendere, per quanto tu possa stare con i tuoi genitori, qualcosa in casa puoi dare o no? Sono un parassita, perdonami, Sì, aveva venduto qualcosa e Gabriele ne era a conoscenza. Quindi, secondo me, lui già immaginava che lei avesse da parte una bella sommetta. Considera che lei lavorava e basta. Diciamo, lei è nata in questa famiglia, quando è nata di 7 mesi, ha avuto dei Sì. problemi di salute, per cui i genitori l'hanno coccolata sempre. Anche quando aveva 49 anni, era la loro bambina, quindi non le facevano spendere niente, era accudita. In effetti, soldi da parte ne poteva mettere abbastanza, insomma. Non vestiva chissà come, vestiva un po' antica, quindi quella era la sua vita, una vita No, beh, semplice. certo, assolutamente, ma io non è libero di fare come chiede meglio.
L'unica cosa, a me questa professoressa mi sta molto simpatica, però non approvo la squadra che ha scelto, perché la Juventus, insomma, io sono del Torino, per il resto mi è molto simpatica, purtroppo è stata ingenua. Io sono sandoriano, sì che. È È stata vero, ingenua, probabilmente è vero, è perché vero. è stata esperta, sì? Non Sono so sandoriano io, sì. se Lo sapete, non lo so, sapevi? sì, sapevo. Lei è Non lo stata sapevo. ingenua per questo, secondo me, perché non Ma aveva allora, scritto. in realtà, credo che la storia sia andata così. Perdonami, se mi correggerai se sbaglierò. E lui gli ha fatto credere di essere, poi piano piano, di essere anche innamorato, no, di lei. E in realtà lui si è fatto consegnare dei soldi perché aveva raccontato che li voleva investire, giusto? Sì, lui era diventato un consulente finanziario di Esatto. un'importante ditta e trova degli escamotage, gli fa vedere una mail in cui il suo capo gli fa i complimenti perché aveva fatto guadagnare all'azienda un sacco di soldi, insomma, per convincerla che lui effettivamente aveva talento per Sì. gli affari e quindi poteva investire i suoi soldi con serenità. Ma ci mette anche appunto Sì, l'affetto. è parte, esatto. Sì, gli scrive delle lettere che veramente molto belle verso la professoressa, proprio lettere d'amore, di voglia di stare con lei, l'ha un po' irretita, non so L'ha come poi spiegare. intortata, si sì. Un po' sì, e lei non aveva esperienza, ripeto. Secondo me, da questo punto di vista, era molto ingenua perché non aveva vissuto l'età dei 16 anni, dei 17, dei 18, e per lei era il primo amore. E non a caso si dice che il primo amore non si scorda mai. Lei aveva sempre difeso questo ragazzo perché ne aveva combinate, anche da ragazzino, però lei lo aveva sempre difeso un po' per affetto, ma anche perché ci teneva in maniera particolare a questo ragazzo e probabilmente si era innamorata. Può sembrare strano, ma è così. E io, ripeto, vedo questo innamoramento come la conseguenza di molta solitudine di questa donna, come lo era Sì, Guerino. esatto. Sì, naturalmente dietro c'è delle problematiche anche a livello personale. Sì, nel senso, se una persona non ha mai avuto esperienze, cioè una persona che ha avuto esperienza con gli uomini, io oserei dire difficilmente. Consiglierebbe 200.000 euro a uno così, a un ragazzetto così, senza avere delle dovute, come dire, garanzie, no? Ok, sì, portami dal direttore, parliamo dal direttore. Ma quello sarebbe stato capace anche di, Sì, ma è furba, di infatti la furba esatto. è una signora Effisia, mi sembra si chiamava, no? Che fa finta di essere Sì. un direttore, insomma, la intorta bene, insomma, la fa credere che questo sia possibile. E soprattutto gli dice che la vuole portare in Francia. Sì. Lei è professoressa di francese, quindi gli piaceva molto la Francia a questa signora e lui gli dice: mi farai da segretaria a me, mi farai da traduttrice con la lingua, Certo. verrai con me. Tra l'altro, andando in Francia non ci saranno i pettegolezzi della gente che ci conosce, torniamo tutte le settimane a trovare i genitori. Insomma, riesce a convincerla in qualche modo. In realtà lui dice di non dire niente ai genitori per quanto riguarda i soldi, ma Gloria alla mamma ne parla. Sì, E glielo dice. la mamma, giustamente la persona matura, gli dice: ma no, stai sbagliando, tutt'al più se vuoi proprio provare a fare un investimento, prova con una cifra bassa, Bassa. non tutti questi soldi. Quella era tutto il capitale che ne aveva. Quello che aveva, ma lei è pronta, diciamo, avrebbe fatto qualunque cosa per questo Sì. ragazzo.
e parla con la banca per avere i soldi in contanti. Anche i banchieri, i bancari la scoraggiano, dice come in contanti tutti questi soldi, ma lei insiste e si fa dare questi 187 mila euro. Nel frattempo Gabriele frequenta un uomo che si chiama Roberto Obert, che ha 53 anni e con cui ha una relazione. Roberto Obert in realtà ha un compagno fisso, però frequenta anche Gabriele, e con lui poi organizzerà l'omicidio, poi ne parlerò con più precisione. A questo punto la professoressa Gloria va in banca, ritira quella somma, sono 187 mila euro, li mette dentro una valigia, fino all'ultimo il bancario tenterà di farla tornare sui suoi passi, Resistere, far resistere. sì, di farla desistere, ma lei è del tutto convinta che farà un ottimo investimento. E soprattutto è allettata dall'idea di andare via con Gabriele. Una volta consegnato questi soldi a Gabriele, Gabriele sparisce dalla circolazione, per cui lei cercherà di rintracciarlo più volte con telefonate, con messaggi, ma Gabriele sparisce. Va anche a casa della madre a chiedere di lui. Ma la madre dice che non ne sa niente. In realtà la madre lo vede. Gabriele si è rifugiato a casa di un amico che abita neanche troppo Sì, lontano da casa loro. da casa loro, e stando ben attento a non farsi vedere da nessuno, di tanto in tanto va a trovare anche la mamma e il fratellino. Ma questo Gloria non lo sa. Quello che risulta poi evidente agli occhi è quando mettono in vendita la casa. La casa di Gabriele immediatamente viene messa in vendita. Questo fa suonare il primo campanello d'allarme. Certo, poi ci vogliono scappare. Esatto. E in un paese vicino, che adesso mi sfugge il nome, acquistano un'altra casa in contanti. Prima di vendere la casa più piccola, ne acquistano una più grande in contanti. Naturalmente. È immediato il pensiero che quei soldi siano serviti proprio per acquistare quella casa. Ma a questo punto Gloria insiste per incontrarlo e comincia a confidarsi con le amiche. Le amiche riveleranno che lei in realtà non lo vuole denunciare, lei lo vuole incontrare per convincerlo a fargli ridare almeno in parte di quei soldi. Perché non vuole fargli del male in realtà, ancora lo vuole aiutare, Non lo la voglio difendere tu. vuole difendere, sì, assolutamente. Le amiche gli consigliano, ma devi fare la denuncia. Lei poi alle amiche non aveva detto la verità, aveva detto che aveva consegnato a Gabriele 20 mila euro, non dice la somma totale, probabilmente si vergogna di essere stata così. Ma io ho dubbi che ancora prima di consegnare i 187 mila euro non gliel'abbia date altri. Questo non lo so, magari lo sapranno i familiari, non lo so che cifra poteva avere in totale. Genitori sono ancora vivi di lei? Credo di sì, ancora vivi. Credo la madre è sicuro, il padre ho dei dubbi, Sì, ma mi sa che il papà è morto, sì. sì. Tutti le consigliano a questo punto di fare la denuncia. Lei desiste, farà la denuncia parecchi mesi dopo, non la farà neanche subito. A un certo punto si rivolge a un avvocato e quindi fa la denuncia. Subito dopo, quasi un mese dopo che lei fa la denuncia, probabilmente Gabriele ha saputo della denuncia e una mattina se lo trova davanti scuola, finalmente, e lui gli dice: "Guarda, ti ridò i soldi, vediamoci oggi pomeriggio dopo la scuola." E lei acconsente. Ma è talmente infatuata di questo ragazzo che appena uscito di scuola va dal parrucchiere, si va a fare bella, infatti Ecco. arriverà a casa per il pranzo più tardi del solito, dirà a casa che deve uscire perché ha una riunione a scuola,
metterà un bel vestito, il vestito della domenica, si guarderà bene allo specchio, si aggiusterà, si farà bella ed esce. Per i genitori quella è l'ultima volta che vedono Gloria. Se no, lei... stavo cercando l'amante di Gordon, non mi sto facendo gli affari miei, sto cercando l'amante di lui, Roberto Obert, sì, uno degli amanti, ne sì. Aveva più di uno fra uomini e donne. È molto invecchiato. Sì, ma era già grandino, aveva 53 sì. anni già allora. Dai, stai calma, da 50 su è la migliore età, quindi... Sì, ma lo so bene. È ancora giovane. Ne è 47 ore, cosa parli? Quindi lei si reca all'appuntamento e ad aspettarla, ad aspettarla in realtà, cioè, oltre a Gabriele c'è Roberto Obert. Lui è alla guida della macchina e lei la fanno sedere davanti, al sedile sì. accanto alla guida, e dietro si siede Gabriele. Di sfuggita gli fanno vedere una valigia piena di soldi, che in realtà sono facsimili, non sono soldi veri. Sì. E lei ci casca, ma è talmente infatuata che continua a chiacchierare con Gabriele serenamente, gli dice: guarda, non ho intenzione di farti niente, l'importante è che mi ridai i soldi, finisce qui, non c'è alcun problema. E Gabriele gli dice che Obert è un avvocato, quindi andranno nel suo studio, così lei potrà contare i soldi e firmare una ricevuta di questi soldi. E lei imbocca tutto, a bocca, non si accorge neanche che non la stanno portando da uno studio d'avvocato, ma bensì nel bosco lì vicino, dove invece hanno deciso di ucciderla. Praticamente Gabriele all'improvviso prenderà qualcosa, loro, gli inquirenti diranno qualcosa simile a un foulard, qualcosa di morbido, con cui da dietro, dal sedile dietro, la strangolerà. Poi la denuderanno, sperando che il corpo si decomponga il prima possibile, e la butteranno in un canale di scolo, veramente abbandonato da anni, a testa in giù, e chiuderanno quel pozzo, una specie di pozzo. Da quel giorno non si saprà più nulla di Gloria. La madre, non vedendola rientrare, e sapendo che più o meno le riunioni a scuola terminano intorno alle 19, va direttamente a scuola a vedere cosa è successo. Magari si è fermata a chiacchierare, sai, quando vede la scuola chiusa immagina subito che è successo qualcosa a Gloria, anche perché il bidello gli dirà che non c'era nessuna riunione quel giorno, e quindi va a fare la denuncia disperata, perché già la madre lo sa già quello che è successo a scuola chiusa. Sì, nel cuore suo già lo sapeva. Già lo immaginava. Ha incontrato Gabriele, sicuro. E così era, infatti. Il corpo verrà ritrovato circa un mese dopo, credo. Ma perché è Roberto Obert che fa ritrovare il corpo. Ok. Li scoprono perché notano gli inquirenti che c'è una telefonata, diciamo, loro hanno organizzato tutto, quindi hanno delle sim per chiamarsi e per parlare dell'omicidio, che poi distruggeranno una volta che hanno ucciso la professoressa. Si sono fatti consegnare il cellulare dalla professoressa con l'inganno, dicendo: sai, se ci vede se ci intercetta la finanza potremmo passare dei guai, meglio spegnere il cellulare. E lei lo spegne e lo consegna a Roberto. Quindi loro hanno distrutto sia le sim che il telefono di lei. Lei, però non hanno pensato al telefono della mamma di Gabriele, che in quei giorni chiama più volte Roberto Obert, e quindi collegano i due. Gabriele, che aveva già la denuncia e sicuramente era stato segnalato anche dalla famiglia, e Roberto Obert, perché ha avuto delle telefonate con la madre di Gabriele. Quindi li arrestano e Obert sarà il primo a parlare
e a far trovare il corpo della professoressa. Poi inizierà il solito balletto: io accuso te, tu accusi me. Sì, esatto. Fanno un confronto fra i due, gli inquirenti, e devo dire che ho notato in Gabriele una loquacità notevole, una personalità notevole, molto superiore rispetto a quella di Roberto Obert. E però da questo ho capito che assolutamente era stato lui a uccidere materialmente la professoressa. Il modo di difendersi, non ci sono dubbi che era stato lui. Poi alla fine poi confesserà effettivamente che lui ha ucciso materialmente la signora, la professoressa Gloria Rosbock. Tra l'altro verranno indagati anche Efisia, che si era prestata a far credere alla professoressa che lei fosse un dirigente di banca, e verrà indagata anche Caterina Abbattista, che è la madre di Gabriele. All'inizio lei avrà addirittura l'accusa per concorso in omicidio, però da questo sarà assolta. Invece prenderà 14 mesi di reclusione per truffa ai danni della professoressa, mentre Gabriele sarà condannato a 30 anni, confermato in tutti e tre i gradi di giudizio, e Obert 19 anni, ridotti poi a 18 anni e 9 mesi, ridotti pochissimo, insomma, anche lui per concorso nell'omicidio della Certo, professoressa. certo. Io vedo in questa donna, che mo molti si sono detti, ma possibile che una donna intelligente, istruita, possa essere caduta in una trappola così Sì, banale? è possibile, e Gloria Lo dimostra, sì, lo ce dimostra, lo secondo dimostra. me è dovuto Ma ciò proprio non con. vuol dire, ciò non vuol dire che era una donna stupida, perché attenzione, non, come dire, non si è stupidi se ci si innamora. Purtroppo lei, come diceva la Branca, anche dal mio punto di vista, aveva delle problematiche proprio sociali nel. Non avendo avuto esperienza con altri uomini, giusto, non so che non aveva avuto altri uomini, No. quindi mancava di esperienza, giusto appunto, e non aveva quel pizzico di maliziosità per farsi un po', tra virgolette, rispettare da un uomo. E quindi è caduta nelle braccia di Gabriele proprio come una peracotta, come possiamo dire, Sì, no? Purtroppo lui ha ha trovato. avuto il tempo di convincerla, frequentandola molto e per molti anni, conosceva pure il carattere della donna, per cui è riuscito a convincerla. Io penso che lei forse in cuor suo lo pensava pure che poteva essere una truffa, però le piaceva così il sogno di avere un uomo, di essere amata, che ha voluto rischiare lo stesso, nonostante io, insomma, ripeto, stupida non era, era ingenua. Facilmente malleabile forse nelle mani di Gabriele, che la conosceva bene. Sì, Comunque. assolutamente, assolutamente. Credo che una sorta di manipolazione sia stata utilizzata, a prescindere dal fatto che lei poteva essere, come dire, manipolabile o meno. Il problema è perché lei gli ha raccontato di avere 200.000 euro banca. Esatto, questa è proprio l'ingenuità tipica di chi non si è mai rapportato con altre persone, a parte i familiari, per cui si è fidata di quest'uomo. Secondo me all'inizio lei lo vedeva come tipo un figlio, Sì, può e darsi. quindi c'era molto, molto affezionata, e poi lui è riuscito a farla anche innamorare. Secondo me lei era innamorata della favola, del sogno. Sì, Di cambiare la vita, di donna avere un po' 50. di stata nella sua vita, di Lui avere aveva 20, 28 anni più di lei. No, meno di lei. meno, scusa, meno. Lei aveva 28 anni più di lui. Ecco, E lui questa è la 22, pratica. insomma, era proprio ragazzino lui, Sì, insomma. a 22 anni, ragazzi, è quasi se leggermente maggiorenne. Insomma, sembrava davvero una storia quasi impossibile. Esatto.
però i sentimenti sono incontrollabili. Per una persona che non era mai stata innamorata, magari il sentimento era travolgente. Io sono convinta che lei in cuor suo l'ha pensato che poteva essere una truffa, però ha voluto rischiare, mi butto, perché voleva dare una sferzata alla sua vita, voleva cambiare il suo tipo di vita, che non era nulla di male la sua vita, però un po' monotona, un po' noiosa. Un po' la storia lo stesso di Guerina, secondo me. Certo, assolutamente sì. Certo. Voleva dare una sferzata alla sua vita. Bene, Franca, se non hai altro da aggiungere, io chiuderei, perché siamo già arrivati a 1:25, anche se non è sembrato, ma insomma hai parlato tanto, ti ho lasciato parlare perché è un piacere ascoltarti. E volevo solo aggiungere una cosa che naturalmente lascerà magari il tempo che trova, insomma, ma questo ve lo voglio raccontare, perché io ho avuto a che fare con una persona che dice di essere una medium e dice di aver visto Greta Sprafico naturalmente morta. Questa notizia io do bugia sua, bugia mia, ecco, non la do per certo, perché io credo all'aldilà. Insomma, ci devono essere delle basi, insomma, su cui discutere, però vabbè, questa è una cosa che mi è stata detta, io ve la voglio riferire, è come se mi fosse arrivata un'informazione, io ve la rigiro. Spero ovviamente che non sia successo niente, però a tutt'oggi Greta Sprafico è una donna, scusate, che è nella terra di nessuno, ancora non si sa che fine fa. Bene, io vi saluto. È molto strano che non si trovi la macchina di questa donna. Purtroppo anche lì siamo nel mistero dei misteri, c'è questa cazzo di macchina che fino a, cioè, è possibile che si sia infilata in un canale e la macchina non si veda? Ma quanto sono profondi sti canali? Bene, con questa mia ultima affermazione, mia domanda, io vi saluto con la tromba e con l'imbuto. Se la Franca vuole aggiungere qualcosa? No, ho detto tutto. Allora, vi saluto da Tomo Lemmuto e niente, ci vediamo. Prego. Saluto tutti, buonasera a tutti quanti. E niente, ci sentiamo la settimana prossima. Grazie per aver partecipato. Oggi è stata un pochino più seriosa rispetto alle altre volte, ma va bene così, si sente che non c'era Luca. C'era Luca, però la Franca imposta sempre le cose molto, molto serio rispetto a noi. Va bene così. Grazie a tutti, ci vediamo domani prossima, grazie per aver naturalmente partecipato alla missione, e ricordatevi di iscrivervi al canale e di fare un piccolo abbonamento, almeno io posso dare qualcosina alle persone che lavorano insieme a me. Un abbraccio, voglio bene, ciao! Ciao!